Tipo i muscoli che mi tremano, un po' di ansia prima della gara. Tutto per questo momento. Tutte le mazze da piena. Dai, 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 dai. Su! Ma che fantastico! Italia ti amo! Mirtilli check per colazione. Anche la barretta di protein check. Yay, è arrivato l'Alessio, ragazzi! E l'Ali subito sa farmi sorridere mettendo home run in macchina. Magari anche il navigatore mettiamo, se non arriviamo mai alla... Magari anche quella, magari, dai. Così dico. Anche se io e lei potremmo stare qui in macchina tutto il giorno e essere contenti lo stesso. A parlare tutto di più. Yeah, quello. Abbiamo parlato una settimana fa di ma magari vieni a casa mia la sera prima della gara. Ho detto no, perché io e te parliamo tutta la notte, so già non dormo. Siamo dei disastri. Oh, quanto sono felice che c'è lei. Ok, fiamme, ora vi racconto cosa mi è successo ieri sera. Lo racconto anche a Lale. Praticamente io mi sono preparata del quinoa. Se mi seguite su Insta avrete visto che ho fatto... Oh, yes, you're gonna miss my love. Ho mangiato il quinoa in treno, contenta, piena, ero a postissimo. Poi arrivo all'hotel e avevo una fame. Ottimo. Sono passata una pizzeria e ho sentito il profumo della pizza qua a Roma. Ho detto no, non posso, la sera bisogna cagare, no. Prima sono salita in hotel e poi ho deciso, dai, vado a prendere una focaccia perché ho fame. E ho già fatto l'esperienza di non mangiare prima della gara. Basta. Mi metto nell'ascensore, arrivo al piano zero, apro la porta e non si apriva, ragazzi. Ale, sono rimasta dentro l'ascensore per tipo 10 minuti. No. Stavo per chiamare i carabinieri, tremavo. Non si apriva, ero rimasta dentro questo ascensore piccolissima. Solo tu. Oh my god. Solo tu puoi. Cioè, poi ho inventato tutto questo per la focaccia. Poi io continuavo a premere 000 e non so, ma si è ricollegato qualcosa nel sistema e si è aperto e sono andata a prendere la focaccia più buona in vita mia che ho mai mangiato, mi sa. Sì. Hello, siamo alla casa di Alessia. Io mi sono truccata, come sto? Ci piace l'ombretto rosa? Perché abbina col body, che adesso ve lo faccio vedere, è diverso di quell'altra rosa che avete visto negli ultimi video. Per le finali ho fatto un body speciale, super ringraziamento a Youth Elite, siete bravissimi e sono innamorata di questo body. Invece ora io e Ale ci mettiamo qui a mangiare. L'Alessia è l'amica più, come dire, più cara che potrei mai chiedere. Guarda come prepara la pasta, quanto la amo. Ma che brava, ha fatto il sugo. Ho fatto il ragù buonissimo. Madonna. 2 ore di cottura soft. Mi sento molto grata, molto grata per avere un'amica come lei nella mia vita e soprattutto prima della gara, perché già ho tipo i muscoli che mi tremano, un po' di ansia prima della gara. E lei mi tranquillizza, lei capisce più di qualsiasi altra persona com'è, e per stare con lei è veramente un benedetto, si può dire. A blessing. Oh, grazie! Abbiamo fatto dei TikTok, io e Ale, bellissimi, e se non mi seguite già su TikTok andate a seguirmi lì. Commenta chi ha l'ansia solo guardando questo video pensando ad una gara. Io
io so che io ho l'ansia quando guardo gli altri che gareggiano. C'è un nubifragio qua a momenti. Ma dopo ci vediamo in parallela, comincio in parallela, il mio giro di tazze preferito. Yeah, sto parlando dall'ansia, adesso non so più cosa dire, ho l'ansia. Vai! Fuoco dentro, metti potente. Ciao fiamme, buonasera,
Stanca, morta, solito dopo la gara. Ora sono in cucina del B&B, perché sto al B&B assieme alle altre ragazze della mia squadra, che anche loro gareggiano domani. Parliamo della gara. Allora, parallele molto bene, corchina fatta, quindi felicissima. Arrivo dopo l'uscita, super. Tutto il resto dell'esercizio è venuto molto bene. La trave non so come mai, ma mi è sembrata più alta del solito. Secondo me perché deve tirare così sotto, poi forse riuscite a vedere dal video. Infatti avevo paura per l'entrata, ragazzi, perché mi sentivo di avere la pedana che era tipo storta così sotto i tapeti, no? Infatti la mia allenatrice fa: spingi forte con le gambe, che sennò salgo sulla trave. La prima cosa che faccio è jambe cambio e mi sono sbilanciata. Dovevo collegare un salto jambe pari, no? Solo che mi sono sbilanciata, avrei perso il collegamento, che è un'esigenza di 5 decimi. Quindi ho deciso di mettere un altro salto a caso lì per poter prendere l'esigenza, no? Solo che a quanto pare questo salto tipo non esiste più nel codice. È un salto dai vecchi tempi, perché io sono praticamente nonna nell'ambiente di ginnastica, vero? E quindi faccio un salto che non esiste più nel codice. E quindi niente, ho provato ad improvvisare lì per lì, ho pensato ma sono un genio. Invece sono scesa e mi fa: guarda che quel salto non esiste nel codice. E quindi, pensando di avermi salvato la serie artistica, in realtà niente, ho fatto solo una campanata solita. Poi ho fatto la serie acrobatica. Sì, finalmente. Sapete che l'ultima volta ho sbagliato quella serie e oggi quello è stato un obiettivo mio per farlo bene in trave e ci sono riuscita, quindi super super contenta per questo. Costale così così, ero super tipo tesa in trave oggi, non so come mai, ma mi sentivo diversa in trave e boh. Però comunque sono rimasta su, ho fatto un nuovo serie di salti e il resto tutto bene. Andiamo in corpo libero. Comincio a saltare, mi sento benissimo. Faccio non come l'altra volta che ho volato ovunque, se vi ricordate dall'ultimo vlog, ma ho fatto gli arrivi benissimo, anzi ho stoppato il 2,5 della seconda diagonale e tutto andava veramente benissimo, mi stava divertendo, stavo proprio divertendo, proprio è stato un momento bellissimo, tipo forse il corpo libero dove mi sono divertita di più che mai. Parto per l'ultima diagonale. Allora, praticamente io perdo sempre un decimo perché faccio un salto, rimbalzo troppo da questa ultima diagonale, quindi mi sono detta vai con calma così fai bene l'arrivo. Invece sono andata con troppo calma, ragazzi, ho fatto una cosa che non faccio da anni, non mi ricordo l'ultima volta che sono caduta in corpo libero. Sì, ho messo giù sedere sull'ultima diagonale, ho sentito la gente che guardava che fa no, mi sono sentita un coltello nel cuore, vi giuro. Non mi ricordo l'ultima volta che sbaglio una diagonale così in corpo libero. E, boh, è successo, sono rimasta malissimo, tipo mi sono alzata comunque un sorriso, sono alzata la giuria, ma proprio ero in shock proprio. E non sono mai, da quando ho ripreso questa diagonale quest'estate, neanche una volta sono arrivata di sedere. Proprio sempre lo faccio arrivando in piedi, neanche una volta sono caduta, quindi proprio non me l'aspettavo, ragazzi, sono rimasta malissimo, anche perché senza questo errore sarei arrivata terza in corpo libero, era il corpo più bello della mia vita, tipo vabbè. Però non si può dire questo senza fare questo, se avresti fatto questo, no, è successo così e quindi ho motivazione per tornare in palestra e migliorare le cose che non sono venute bene e migliorare ancora di più le cose che sono venute bene. E anche se poi sono andata in botteggio tutta arrabbiata, ma un sacco arrabbiato ero, sono riuscita a concentrarmi. Prima mi sono messa, ho guardato la misura, dopo che ho fatto saluto guardo la misura, tipo la bindella, no? Io parto, ragazzi, a 19,80 e guardo la bindella, mi ero messa tipo a 21,80. Oddio, ma cosa stai facendo, Sofia? Concentrati, che devi fare un altro attrezzo. Per fortuna mi sono rimessa a concentrarmi e ho fatto gli ultimi salti bene in volteggio,
conclusa la gara e andrò domenica a fare le finalissime in parallela. Quindi sono felicissima per questo, metterò lo stesso body. Niente, ora sono stanchissima, ancora in shock per il loro in corpo libero. Ma mi avete scritto in tantissimi tipo non ti preoccupare Sof, non arrabbiarti con te stessa, succede e lo so, ho 26 anni e faccio questo sport tutta la vita, so che succede, fa comunque male, cioè fa proprio male al cuore quando cadi, soprattutto quando è una cosa che non sbagli mai, no? Non te l'aspetti, però fa parte dello sport e come dico sempre ai tour, non importa quante volte cadiamo, ma quante volte ci rialziamo. Vi presento gli altri ragazzi che fanno... E anche il papà di Martina, che è numero uno. Questa è la Super Marti. Ciao, Fiamme! Brava! Marti gareggia domani alle 3. E quindi nei commenti, gamba Marti! Poco dentro, Marti! Bravissima! Questa è la bellissima Violetta che fa le parallele da Dio. Benissimo. E domani farà la gara prestissimo, quindi si riposa. E sono arrivate le altre. Questi sono troppo belli, dove le siete prese? Amazon, non lo so. È stupendo. Ma questa qui, tipo, è bellissimo. Vi presento Bea e Valeria. Le due matte, no? Rata sempre. Andiamo a fare una lotta con i cuscini. Prima di dormire. No, adesso ci riposiamo. E ci vediamo domenica, prima della seconda gara. Buonanotte, Fiamme. Mamma, raga, abbiamo la faccia addormentata stamattina. Buongiorno, Fiamme. Noi stiamo andando al giorno 2 della gara. Io e Violetta. Viola gareggia in trave oggi per la finalissima. E io gareggio in parallela. Sono molto carica, mi sono svegliata. Ok, let's freaking go. Cioè, non vedo l'ora di salire sui saggi. E non avevo quasi più magnesio, quindi la Marti mi ha dato un po' di magnesio in più. Per fortuna. Sono quasi pronta, devo solo mettere il rossetto che ho lasciato in valigia. E siamo già in ritardo. Campanata c'è anche del giorno. Le parallele e sto piangendo un sacco perché ho scoperto che sono arrivata prima e veramente un momento bellissimo che voi sapete quante lotte ho avuto quest'estate e ho continuato ad andare avanti e rialzarmi dopo le cadute, dopo gli infortuni e tutto per questo momento. Tutte le valse la pena e grazie anche a voi che in tutto questo percorso mi date incoraggiamento sempre di rialzarmi e andare avanti, ritrovare il mio fuoco interiore e quello che ho fatto e sono felicissima. Volevo condividere queste lacrime di gioia con voi. Ale mi dedica questa canzone, Fiamme. We are the champions. We are the champions of the world. Oddio, bellissimo.
Ok, fiamme, vi spiego un attimo cosa è successo dalla premiazione. Hanno sbagliato a chiamarmi per secondo posto. Inizialmente sono rimasta malissimo perché mi hanno chiamato subito dopo che già ho piatto, ero felicissima, no? E poi mi chiamano su per il secondo posto, io non capivo, ero straconfusa, rimasto malissimo ovviamente perché pensavo di essere prima. Invece poi ha detto, anzi, attenzione, c'è stato un errore e dobbiamo fare una correzione. Al primo posto c'è il pari merito. E quindi Sofia e anche lei tipo ha preso il primo posto, no? Ed io grazie, meno male. Solo che avevo ancora la medaglia d'argento e ovviamente la volevo oro perché ho preso l'oro. E quindi dopo sono andata a chiedergli e me l'hanno cambiato per un oro. E ti costruisco. Raga, Marco mi scambia la medaglia. Sì, grazie. Ok, momento. Vai. Preso. Poi sono risalita al podio, ho avuto il mio momento di stare lì sul numero uno e godere proprio quel momento di essere sul primo posto nella città che mi ha fatto innamorare dell'Italia, che tanti di voi già lo sapete se avete letto il mio libro. E facendo l'attrezzo che per me è stato più la sfida dell'anno, che tanti di voi fiamme sapete perché. E quindi proprio un bellissimo, bellissimo modo per chiudere questa stagione di gare, quest'anno di gare. Solo da metà luglio che mi riprendo ad allenarmi seriamente e per arrivata ad oggi sono molto, molto, molto felice. Questa è la medaglia, faccio vedere. Sono super, super felice perché passo stasera con, già la conoscete, era l'ultimo vlog che ho fatto, l'Alessia. Ah no, sarà lo stesso vlog, anzi l'ultima gara che ho fatto in questa palestra è stata con lei e lei l'ha vinto. L'ultima volta che siamo stati eri tu la campionessa italiana. 7 anni fa. 7 anni fa? Ci credo, ragazzi. Che strano. E c'erano le telecamere di MTV. Ora usciamo, facciamo l'aperitivo, festeggiamo un po'. Festeggiamo la campionessa. Yeah! E vi saluto, fiamme. Vi ringrazio per tutto, tutto quello che fate per me. Che mi fate tifo pure voi tutti i giorni. Che voi mi aiutate a tenere il mio fuoco dentro di me acceso e tutti voi avete un fuoco acceso anche, quindi mi raccomando, non dimenticate mai questa cosa. Vi voglio bene, XOXO, e al prossimo video XOXO. Ciao ragazzi, bye. Yes, you're gonna miss me, yes, you're gonna miss me, yes, you're gonna miss my love.